Remoto Nautica torna a dare spettacolo domani sul lago di Como. L'appuntamento è per le ore 12, quando partirà la 100 miglia dell'Ario, una classica non solo per la motonautica ma per tutto lo sport. La competizione è arrivata alla 70ª edizione, oltre ad assegnare il suo titolo, sarà valida anche per il campionato italiano offshore classe 5000, Endurance Boat Racing e per la serie Honda Offshore. Nel pomeriggio di oggi gli appassionati hanno potuto seguire le prove nel primo bacino e vedere da vicino le barche nella zona dei box, allestiti ai giardini a lago e davanti al Tempio Voltiano, in lizza circa 30 barche. Il programma della gara di domani prevede alle 9 la riunione per l'aggiornamento sulle condizioni meteo, mentre alle 12 ci sarà la partenza della gara, con la premiazione finale che sarà, come da tradizione, nella sede dello Yacht Club in Viale Poecher. Il confronto sarà sul circuito tradizionale, con la partenza dopo la diga foranea. L'Albo d'Oro vanta tanti nomi importanti. Il primo vincitore nel 1949 fu Mario Marzorati, tra i vincitori piloti protagonisti del Mondiale di Formula 1 come Renato Molinari e Guido Cappellini, oltre al compianto Stefano Casiraghi.